per 2 fanno 32. Quindi sono, ogni autorizzazione di quelle sono 32 ore lavorative ferme in attesa del 36. 32 ore per 15. Scusami, per 90 giorni o 120, che è il silenzio assenso, voi dovete fare 32 ore per 15.000 per 90. Il conto, sai che cos'è? 3 punti percentuali di PIL della provincia di Palermo. Che c'è dopo? 3 punti percentuali. 3 punti percentuali. Questo qualora stessimo parlando di una finestrella e non abbiamo messo in conto tutto il lavoro artigianale, tutto il lavoro del vetro, del legno, della maniglia e del silicone che ci sta a mettere e di tutto il resto. Stiamo parlando soltanto del 2%. Allora, tu pensi che in un paese nella merda come il nostro si possa continuare, per farsi autorizzare una finestrella, a perdere 3 punti percentuali di PIL? 3 punti percentuali di PIL, ripeto, al minimo, cioè soltanto finestrelle e soltanto dal punto di vista delle ore lavorative, senza considerare tutto il resto. Bisogna eliminarlo. Vanno abolite queste cose. Cioè, cosa di Marco Lambasona però va ripresa, dicendo che attualizzata e inserita in quel contesto è certo. Fatta una cosa. Ma io non me lo faccio rifare, perché quello che si parlò di. Tre minchia di nuovo, nessun numero, vedi minchia allora, signor Tretino. Mettilo con la suoneria un attimo. Sì, perché poi metto il contrario, capito? Manco dicono metto silenzioso così e guardo, no, metto silenzioso al contrario, in modo che proprio non me ne possa accorgere. Mettilo come ho messo io, te metto lo stesso tutta riga. Certo, non prendere il telefono al presidente è un atto di grande. Attenzione. Manco per l'assessore all'agricoltura, perché tu pigli invece. Quindi, ogni tanto i tizi ci cerchiamo e riusciamo a fare 16 telefonate a testa, con tutte e due che ci cerchiamo. No, e quindi allora, questo programma, questo è fatto, queste quindi, cose sono cose. Perché queste sono le cose. Io quando lavoravo in Fininvest, nessuno, ho fatto 3 corsi importantissimi, uno particolarmente, ma anche altri 2, importantissimi di vendita. Di marketing, di cui quello importantissimo andò a fare in Germania, questa l'azienda si chiamava, il corso si chiamava Kaiser e l'azienda si chiamava Silvano, perché era un italiano trasferito in Mario Silvano, che era un italiano trasferito in Germania, e ti dicevano tutte le cose che serve dire per poter vendere. Se tu assisterai mai a un mio comizio, tu ti accorgerai che io oggi lo faccio in maniera autonoma, cioè spontanea, senza più studiarla. Ma per tanti anni ho fatto con l'orologio davanti. Io ogni 12 minuti e mezzo, ogni 13 minuti, faccio una battuta. Da manuale. Faccio una battuta. Perché metà parte siciliano, perché so per scientificamente che l'attenzione della gente. L'attenzione a 12 minuti comincia a crollare. Perché le so queste cose? Perché quando lavoravamo in Mediaset sapevamo quando fare la pubblicità, cioè perché la pubblicità si faceva un tempo, una volta ogni quarto d'ora, ora è un po' cambiata la cosa perché sono cambiati i sistemi, ma si faceva ogni quarto d'ora, cioè ma uno che ha lavorato in Mediaset, come fa a non avere un passaggio nella rete Mediaset? Oh, Dio mio, hai ragione. Ma allora queste cose qua per me sono il pane quotidiano. Io oggi lo faccio e ho pregato tanta gente che me l'ha controllata di verificare se è vero che lo faccio al momento giusto, perché prima ci stava attenta, ora invece parlando mi viene. Senza più. Perché fa parte delle cose. Per cui tutte e so che la cosa più importante per vendere sono le che esistono. Cioè, se io vado in un'azienda e gli dico, un'azienda come la sua ha fatto questa pubblicità, è passato da 100 a 1000 di fatturato e gli porto la materia mente alla Chiesistoli davanti, quelle che un tempo si chiamano Chiesistoli, credo che si chiamino Chiesistoli tuttora, è la cosa più importante che ti convince, perché è la testimonianza, Allora, io devo avere delle Chiesistoli. E per me le case history di credibilità mie sono la Palermo Messina, la Catania Siracusa, l'acqua a Palermo, la funivia a Trapani. I soldi dell'Europa, siccome ne ho almeno una provincia, in ogni provincia dove andrò
dirò quella, perché la Palermo Messina la dico ovunque, come dire, la catena Siracusa la posso dire ovunque, ma a Trapani devo parlare della funivia, a Messina devo parlare del porto di Sant'Agata, in un'altra parte devo parlare, perché tutte cose che abbiamo realizzato in tempi velocissimi, velocissimi, questa è la cosa tante. Quindi queste sono le mie case history, quindi ho bisogno di raggruppare, è il lavoro che stanno facendo Michele Scherino, tutta una serie di case history, di cose realizzate, effettivamente realizzate. Poi devo fare passare il messaggio secondo cui Micicè è una persona intanto che quello che promette mantiene e che poi effettivamente le cose le sa fare, perché lo ha dimostrato. Poi devo fare passare un altro meccanismo, e su questo nel libro che faremo c'ho tutta una serie di fotografie o di lettere che allegheremo, che sono le mie relazioni. Io ho relazioni europee e internazionali che non ha nessuno, ma che non ha nessuno, perché non sono quelle di Obama o quelle di cose, ma io conosco tutti i principali imprenditori importanti che ci sono in Italia e in Europa, perché io ho Montezemolo che mi chiama e fa lo scherzo telefonico avanti, mi chiama e mi fa: pronto la Repubblica, ma lei è amico di Dell'Utri, mi hanno detto, facendo cose, e dico: guardi, io con voi su questo argomento non ci parlo. No, mi deve parlare, mi fa, ed era lui, mente, lui che Montezemolo rompa amica e mi fa lo scherzo telefonico. Quindi io ho tutta una serie di relazioni. Ho un fratello che è il capo di Banca Intesa, che non puoi sottovalutare, cioè io non lo posso dire in campagna elettorale, ma bisogna che passi, come dire, come ha fatto, perché per stare sicuro che nel momento in cui la Sicilia, con suo fratello presidente della regione, ha dei problemi, non è che lui prende i soldi in Banca Intesa in meno, ma mi mette in un tavolo, mi organizza un tavolo con i cinque banchieri più importanti che c'è in Italia, forse l'uomo per trovare la soluzione. Il signor Crocetto non sa che cosa può mettere attorno per trovare soluzioni di questo genere. Allora noi dobbiamo fare capire ai siciliani che stiamo parlando di una persona che realmente può fare qualche cosa per se Cascio dovesse essere candidato. Lo faccio perdere, cioè ci vado quanto è un fatto di stomaco personale. Il nostro competitor è Cascio e Crocetta. Il nostro competitor non ce n'è, dobbiamo battere Cascio e arrivare secondi. E siccome quelli del 40% non lo raggiungono, maggioranza non ne può avere nessuno, e proporci come la soluzione per avere la maggioranza. Ne gioco a massacro. Gioco al massacro. Non c'è dubbio. Ma non gioca a massacro, gioca a salvezza, allora al massacro. E gioco a parata di culo, scusate, te lo dico. Perché no, Cascio non sarà candidato. Secondo me pure, ma in ogni caso, io alla fine sono convinto che sarò candidato io. Ma la campagna elettorale per me è fondamentale, perché io sarò candidato, avrò mezzo PDL che non mi vota. Questo non lo so, se io guarda questo, parlavamo con Titti, io poi ho una serie di dubbi, perché poi alla fine che fanno? Che fanno? Se la tagliano. Se la tagliano. No, no. Ma se la tagliano con che qui prova? Castiglione, se non ti vota, non può pensare di avere la via vicepresidente assessore all'agricoltura, per essere chiari. Chiunque, poi, comunque, un uomo pratico come questo, ma questa gente, allora parliamoci chiaramente, onestamente, se questi fossero intelligenti, lo capiscono che tanto io non mi ritiro. E che quindi senza di me. No, ma il fatto è che alzano il prezzo, e questo è il fatto. Ma è anche il prezzo che Berlusconi con me. Perché lo alzassero con me. Perché l'altro giorno, parliamoci chiaro, per essere zitti, l'altro giorno quando venne Filarello da solo a casa mia, perché io conosco a Filarello e so che aveva bisogno di parlarmi a solo, e il signor Romano pure. Abbiamo messo sul tavolo, non abbiamo parlato di politica, per essere molto chiari, abbiamo messo sul tavolo alcune cose. Io quello che gli ho detto è: guardate, io sarò impegnato 24 ore al giorno per il funzionamento della macchina amministrativa. L'unica cosa che vi metto per iscritto è che non entra la mafia in questa macchina amministrativa. Mai si potrà dire che non si fanno i demoralizzatori perché c'è la mafia, ma i demoralizzatori si fanno solo se non c'è la mafia. Non so se è chiaro. Chiaro, perché vi sia tutti chiaro, l'ho detto a lui e l'ho detto a Romano. Poi per quanto mi riguarda, faccio quello che volete, lo scriviamo prima. Perché se i demoralizzatori sono utili, ti pare che io mi trovo un problema, che tu ci guadagni e l'auto pure, pare che l'auto non ce l'ho guadagnato. Perché ricordatevi, che io non sono stato presidente 5 anni fa, non perché ho offeso Cuffaro, perché ho offeso cosa. Minchiate, perché sennò non sarebbe intervenuto Calderoli per avere Lombardo
il presidente, non sarebbe intervenuto Matteoli per avere Lombardo presidente, il quale di Goffalo non ne poteva buttare una minchia niente, né a Calderoli né a Colli. Ma perché c'era tutto il quadro che il signor Lombardo aveva garantito e che gli ha fatto saltare due mesi dopo. In questa materia. E il signor Lombardo che cosa fece? Si fece leggere e due mesi dopo ci fece state tutte cose. Per cui se ne andarono all'opposizione, perché si arrivare all'opposizione per motivi ideologici. Il problema, tutto quello è, per cui che io dovessi parlare con queste persone e avere alcune garanzie e dare alcune garanzie